1993, quando la Commissione UNESCO decide di inserire i Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera all'interno della lista dei patrimoni dell'umanità. La storia di Matera è millenaria. I primi insediamenti umani risalgono all'età paleolitica, per questo è diventata la terza città più antica del mondo. Da questo momento in poi, la storia dei Sassi, delle sue cisterne, delle chiese rupestri e dei suoi edifici scavati nel tufo delle gravine locali si sviluppa e si sovrappone alle costruzioni di età più antica. Matera non è soltanto Sassi e borgo antico, c'è tanto da scoprire anche nella fauna che essa possiede. Alzando lo sguardo dalla bellezza ineguagliabile della città antica, c'è un'altra cosa che arricchisce maggiormente il paesaggio. Un abitante, se così si può definire, che da lungo tempo ha scelto come dimora proprio la parte vecchia della città lucana. Lungo le vie che si snodano tra le vecchie abitazioni, non si può fare a meno di notare la presenza discreta del falco grillaio, che sorvola in maniera frettolosa gli spazi aperti di tutta l'area. Il grillaio è un rapace facilmente riconoscibile per la sua silhouette di volo. In Italia ci sono circa 3.000 coppie diffuse tra Puglia e Basilicata. Le sue dimensioni sono piuttosto ridotte. Ha un peso che varia dai 90 ai 200 grammi e una lunghezza che va dai 29 ai 32 cm, che con l'apertura alare riesce a raggiungere i 58-72 cm. A quanto pare, Matera offre a questi magnifici esemplari l'habitat ideale per il loro ciclo riproduttivo. A far da cornice al fascino della città lucana più famosa al mondo è proprio il falco grillaio. E mentre lui sorvola il cielo materano, noi attendiamo con orgoglio il grande evento che ci renderà fieri della nostra terra.